Io ho sempre lamentato sulla vicenda Augusta Viola Melilli una sorta di strano silenzio, ma è un silenzio colpevole. Un silenzio a livello istituzionale. Si è appena concluso il sit-in e la manifestazione contro i veleni dell'industria in Piazza Duomo ad Augusta. Una manifestazione propedeutica, una più grande, maggiore, che si svolgerà il 15 di novembre alle porte del petrolchimico di Priolo, con la partecipazione delle amministrazioni di Priolo, Siracusa, Melilli, ma non di Augusta, perché non abbiamo amministratori eletti perlomeno. E nella manifestazione che si è svolta qui sul sagrato della Chiesa Madre, a cui hanno partecipato a vario titolo diverse persone, c'è stata anche la signora Carmela Giannone, Maria Carmela Giannone, che è attivissima in Facebook e fa parte del comitato delle madri per l'ospedale, un ospedale che speriamo non sia perso del tutto, anche se ha 60 posti letto, e abbiamo detto finalmente ci sarà un macchinario altamente avanzato con vista tecnologico proprio per la prevenzione. Ma la signora Giannone ha detto cose sacrosante, vere, con una passione straordinaria da cittadina che vive come tutti noi ad Augusta i problemi sacrosanti dell'inquinamento, sacrosanti nel senso proprio etimologico, che sono da maledire. Allora, signora Giannone, lei si è riscaldata giustamente, c'è la platea, ma ripeto, lei ha detto cose anche di una certa gravità, ha detto si assume la responsabilità, cioè lei praticamente ha lanciato un jacuzzi contro un sistema ospedaliero. Vero? Sì. Ecco, allora. Sì, in effetti è una situazione anomala, non si capisce perché non vengono rispettate quelle norme regionali che dicono che entro 180 giorni un paziente può accedere a fare la diagnosi ad qualsiasi richiesta sia, invece si sente dire che deve passare un anno e mezzo. Allora, se in questa... Cioè, scusi, per quanto riguarda la richiesta, sì. Si parla della richiesta e poi dopo 180 giorni uno dovrebbe essere... Certo. Perlomeno visitante, certo, perché questo è il senso. Certo, ci sono quattro sigle, la U che è urgente, la B che significa breve, la D che è diagnostica e P che è programmabile. Allora, urgente significa che entro 48 ore dovrebbe essere fatta, B significa entro una settimana, D si parla di 30 giorni, e la P come programmabile è 180. Non viene rispettata nessuna di queste. Ah, nessuna di queste, è una cosa gravissima di cui dovrebbero occuparsi i magistrati, suppongo, oppure Zappia, il direttore generale della nostra ASP, no? Certo, ma sono stati molte volte sollecitati, insomma, a rivedere perché mai si è in questa situazione. Cioè, è assurdo che un anziano, o chi sia, si sente dire fra un anno, se no se ne deve andare fuori. Ma scusate. Fuori dove? Che significa, signora? Chiediamo. Fuori città, fuori in un ospedale privato, cioè in una clinica privata. Certo, sì, certo, perché poi abbiamo anche la clinica privata, se la vuole urgente vada a pagamento nella clinica privata, ma scusate. Quindi i poveri cristi insomma non ce la faranno mai a questo punto. Qui si paga un'ingiustizia, cioè, dal momento che stiamo dicendo che insomma viviamo di tutto e di più, è inutile ripetere quello che abbiamo ad Augusta perché ormai lo sanno anche le pietre, quindi e ciò nonostante si continua, la gente si sente presa in giro, cioè si continua veramente a offendere l'intelligenza della persona. Cioè è vero, è verissimo, la signora diceva anche, ma credo che questa sia ormai una notizia comune che abbiamo tutti nelle nostre famiglie, almeno due casi, tre. Purtroppo sì. Ecco, e forse questo non lo capiamo a fondo, non ce ne rendiamo conto, è così signora? Certo, è così, perché una giustamente non si può andare avanti in questa... Cioè, prevenzione significa che io in tempi ragionevoli mi posso capire quello che ho, ma dopo 8-9 mesi mi sento dire non c'è più niente da fare. Scusi signora, vorrei proprio dire questo, una testimonianza diciamo personale, no? Però non mi ha toccato. Conosco una persona di Ragusa che è dovuta andare ad Aviano perché aveva visto in tempo quello che aveva, ma è dovuta emigrare appunto ad Aviano dove c'è una struttura bellissima, e io questo direi, a questo punto dovremmo organizzare qui una struttura come la di Aviano, qui questo centro oncologico, polo di eccellenza l'hanno chiamato, ma questo in previsione non sappiamo ancora, però non c'è niente. L'eccellenza significa quando tu hai in tempi giusti la prevenzione, allora si chiama eccellenza. Puoi avere anche una struttura vecchia, ecco. Ma se funzionano i servizi lo puoi chiamare, deve essere chiamata eccellenza, perché tu in tempi rapidi, giusti, hai
sotto mano il problema, poi magari decidi chi, di andare, ma intanto questa è la chiave. Cioè, subito, immediatamente, almeno in tempi certo. rapidissimi, accorgersi del fatto. Cioè, la chiave di tutto è questa. La signora Giannone, se non ha altro da aggiungere, ma lei però, se non sbaglio, scusi, mi permette ancora la domanda, lei però ha detto che forse nell'ospedale di Augusta ci sono situazioni... Ma io, io in svariate riunioni o manifestazioni che abbiamo fatto anche per l'ospedale, l'abbiamo sempre detto questa cosa che è anomala. L'abbiamo sempre evidenziato, l'abbiamo sempre comunicato anche al commissario, perché non si spiega perché queste liste d'attesa sono così esageratamente lunghe. Ma non è successo niente, cioè non è la prima volta che lo dico qua in piazza, l'ho detto io e l'abbiamo sì. detto in tanti. È la prima volta che lo dice a noi di questa certo, nostra emittente. Certo. E quindi non le spiego appunto. Sì. Il... quindi... Però appunto, questo... allora la domanda è semplicissima, chi ci deve difendere? I magistrati, ripropongo la domanda. Ma io mi auguro che qualche buon magistrato, o magari facciamo delle denunce noi, o cerchiamo di mobilitarci in un altro senso, visto che abbiamo fatto anche una petizione sulla base di quello che è stato, diciamo, tutte le varie manifestazioni, le abbiamo mandate al ministro dell'ambiente, a tutti. Conviene fare le denunce formali, rituali, per iscritto alla magistratura. Questo è il consiglio che posso dare alla signora. Abbiamo fatto, insomma, infatti, evidenziato e fatto varie manifestazioni, quello sì, che si voglia. È inutile. Diventa un discorso. Orecchie di mercante da parte da tutti. Infatti, orecchie da mercante, allora il consiglio, come l'abbiamo dato per quanto riguarda 6-8, il consiglio è muoversi per iscritto. Magari ci mettiamo più di una persona, se siamo più, però sempre una denuncia formale, in modo tale da smuovere i magistrati. Peccato che non c'è più Nino Condorelli. Che vi ricordate, Nino Condorelli se lo ricorda, eravamo tutti più giovani, l'ho anche scritto. Nino Condorelli però era quello che ci difendeva sul serio perché credeva in questo. Rassegna Megarese ti dà voce, raccontaci la tua disavventura, denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.